Agostino Jacobelli, dopo questo triangolare che ha visto la squadra vincente sia col Fogliano che con la Castiglionese, mister, siamo ad una ventina di giorni dall'inizio della preparazione circa. Come giudichi fino ad ora il cammino dei tuoi ragazzi? Ma come impegno abbastanza bene, c'è tanto da migliorare come qualità di gioco. Lì siamo un po' indietro secondo me, però per adesso dai, sta andando a livello fisico tutto bene, l'importante è quello. Per adesso. Insomma, qualche infortunio di troppo semmai. Sì, ma sono più che altro, non sono a livello muscolare, ma sono più che altro a livello o di caviglia o di ginocchia, di microfratture, diciamo così. Senti, stasera qualche esperimento, a me sai che piace molto Lorenzoni centrale, si è fatto davvero valere, poi insomma nella seconda partita hai un po' stravolto gli organici con Migliorini anch'esso centrale, insomma stai un po' sperimentando, dai, in vista sì, del campionato. Sì, anche perché ad oggi siamo veramente corti, cioè non ci sono tanti giocatori perché sì, abbiamo tanti infortunati, poi bisogna provarle tutte, vediamo un po'. Ti sta arrivando un ragazzo del 2003, mi dicono. Credo di sì, ora non so se è ufficiale, però sta arrivando questo centrocampista dalla Pistoiese. Sì. Non so se è già fatta, però. Che ti manca oltre a lui? Ma secondo me siamo un po' corti anche dietro. Sì. Anche stasera si è fatto male Rossidi, non stava benissimo. Mi è toccato mettere Migliorini centrale, però. Ti sei già espresso ai canali ufficiali della società, anche il girone? Ah, io vado ad andare nell'Emiliano tutta la vita. Sarà difficile però. Lo so, però a me piace quello perché è un girone di qualità, però vediamo. Grazie mister. Grazie a te.